Ciao Dreamers, nuovo tutorial per voi e questo è un altro portabile. Ho deciso infatti che nel mio canale metterò una volta a settimana, però non so darvi un giorno preciso, un make-up portabile. Di modo che anche le persone che non si sentono affini ai face painting e agli effetti speciali abbiano comunque modo di vedere qualcosa che gli si addice di più su questo canale. Insomma, è un canale comunque dedicato al make-up, quindi è giusto che ci siano anche dei portabili. Per quanto io non sia molto affine ai portabili, però voglio accontentare un po' tutti, quindi non solo chi ama gli effetti speciali, non solo chi ama i face painting, anche chi ama cose un po' più semplici e più portabili. E oggi ho pensato a un nuovo make-up per le feste e quindi ho deciso di creare questo look. Ho deciso di provare a sperimentare una sorta di cut crease. Io premetto, non sono una make-up artist, sono un'appassionata, un'autodidatta, quindi provo e sperimento ogni volta che mi viene un'idea in mente e mi è venuta in mente questa idea oggi e ho deciso di riprodurla. Ho voluto ovviamente fare le labbra sempre strong, però ho voluto dare un tocco particolare, nel senso che ho messo un mascara blu anziché un mascara nero. Però ho voluto, insomma, dare questo tocco di scintillio in più. Ognuno può farlo in modo diverso, ovviamente, non è che dovete farlo per forza uguale a come lo faccio io, quindi se non vi piace il rossetto così rosso, potete tranquillamente mettere un nude o un rosa, insomma, il colore che comunque sta meglio a voi. Se non vi piace così troppo scintillante, lo volete un po' più sobrio, potete farlo più sobrio, potete mettere un eyeliner di colore diverso, un ombretto di colore diverso, insomma, io vi faccio il tutorial in base all'idea che è venuta a me. Poi, se non lo volete riprodurre uguale, ma volete riprodurlo con prodotti diversi, anche perché magari non avete i prodotti che ho io, va bene lo stesso. E vi dicevo, una volta a settimana uscirà il video tutorial portabile. Non vi so dire il giorno, quindi non vi prometto uscirà di sabato, perché poi magari non riesco. No, una volta a settimana avrete un portabile. Non faccio queste cose con lo scotch, quindi, cioè, abbiate pazienza se vedete magari una linea un po' diversa da un'altra. Io faccio tutto a mano libera, perché non mi piace usare lo scotch sul viso, assolutamente no. Lo scotch lo uso di carta quando devo coprire il naso, ma molto raramente, perché poi comunque irrita, lascia colla, non mi piace. Preferisco poi imparare a farli a mano libera, perché non ha senso. Cioè, un domani, se mai dovessi lavorare in questo campo, cioè, non mi potrò permettere di mettere lo scotch su una modella o su una persona, insomma, anche se io voglio più fare cinematografico, quindi. Cioè, punto di più a fare protesi e cose varie, però se dovesse capitare che trucco una cliente con un portabile, non posso assolutamente permettermi di mettere lo scotch, quindi devo imparare a farlo a mano libera e vi insegnerò a farlo a mano libera imparando appunto con me, ecco. Quindi da me non vedrete scotch e vi consiglio di non usarlo, cioè provate, sbagliate, io sbaglio, rifaccio, riprovo, rifaccio, risbaglio, rifaccio, è storto, lo correggo, lo raddrizzo, cerco di aggiustare, ecco, faccio così, fatelo anche voi e imparerete prima. Niente, non mi dilungo molto, se no, come al solito i miei video durano 8 anni. E vi mando un bacione, spero che il mio tutorial vi possa piacere, vediamo cosa ho combinato. Allora, Dreamers, iniziamo il nostro tutorial applicando l'ast della Urban Decay nella parte in cui farò il cut crease, e poi che praticamente uscirà così. E poi la sfumerò con un pennello, con dei pennelli, in particolare con questo della Urban Decay e poi con questi da sfumatura. E la sfumerò applicando poi Purple Rain, che è un ombretto di Shades Cosmetics, che è un viola molto chiaro. E poi la sfumerò anche utilizzando questo ombretto beige della palette Too Faced Pixie Perfect.
Ora vado ad applicare l'ombretto Pupa Vamp della linea Paris Experience, quindi è un limited edition che non c'è più in commercio, ed è il numero 005. Questo lilla molto molto chiaro, molto perlato. Sempre col pennellino piccolo, prendo il Pupa Vamp numero 305, questo blu scuro, e vado a intensificare la linea che divide il lilla chiaro brillante dal cat crease. Ora passo ad applicare l'eyeliner in gel della Kiko. Piego le ciglia e applico il False Lashes bianco di Kiko più il Pupa Vamp numero 301, che è un blu. Riporto giù i colori della matita Last di Urban Decay e il Pupa Vamp numero 30005, non 305, 005 in crema. Diamo adesso questo tocco proprio luminosissimo con glaciazione di Neve Cosmetics, che è un ombretto in polvere. Io lo userò bagnato, quindi con un pennellino lo bagnerò con il Make Up Mist & Set di e.l.f., però voi potete bagnarlo anche con l'acqua o eventualmente con un applicatore. Neve Cosmetics ha degli applicatori per gli ombretti farò in polvere minerali. Io non ce l'ho, quindi uso questo, però ha proprio un applicatore, quindi una specie di crema gel che aiuta ad applicare anche gli ombretti con effetto bagnato. Riprendiamo l'ombretto blu e andiamo a ridefinire la linea, e poi riprendiamo l'eyeliner nero e andiamo a ridefinire anche l'eyeliner, perché ovviamente essendo un ombretto, anche se pur bagnato, comunque tende un po' a perdere, a fare un po' di fallout. Dopo puliamo anche la nostra zona. Allora, è tempo di fare la nostra base e oggi sarà in gran parte una base fatta con prodotti Neve Cosmetics. Inizio infatti applicando il Bio Primer di Neve Cosmetics. Correttore è sempre il numero 004 di Pupa. Con il Kabuki di Neve Cosmetics applico il Medium Neutral High Coverage, sempre di Neve Cosmetics, seguito e fissato poi dalle ciprie Matte e Surreale, sempre di Neve Cosmetics. Faccio un contouring veloce con la terra dello Sculpt Kit di Bella Oggi e poi applico il blush Swinging London, sempre di Neve Cosmetics.
Andiamo ora a definire le labbra e oggi giocherò con due colori particolari. Allora, farò il contorno esterno e metà interno con la matita Bordeaux numero 54 di Maybelline New York. Invece, nella parte centrale applicherò la matita 306 di Kiko. Poi userò i rossetti della Pupa, il numero 309, che è un rouge noir, nella parte esterna, e nella parte interna utilizzerò sempre un rossetto di Pupa che è il 401 ed è rosso. Ed ecco qua Dreamers, questo è il tutorial, il trucco finito. Ho cercato di riprodurre un cut crease e creare un make-up molto luccicoso per le feste. Ovviamente questo può essere più adatto per una cena o per Capodanno, perché come vedete è molto scintillante. Però niente, spero che insomma vi possa piacere e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao Dreamers!